Buonasera a tutti. Io ringrazio vivamente il professor Carinci, il professor Pizzoferrato, il professor Mainardi della grande occasione e dell'onore di avermi dato nel presiedere questa seduta. Poi questo tema che viene qui affrontato evoca ovviamente anni lontani, perché mi limito a fare una battuta, poi farò qualche altra battuta dopo, così per evitare annoiarvi. All'inizio degli anni 90 svolsi il ruolo di colui il quale passava, si poteva dire lo straccio, ero l'addetto alle pulizie, della Commissione per la Democrazia Economica nell'ambito della consulta giuridica della CGIL, creata da, ovviamente dal grande segretario Trentin, di cui il presidente era il professore Mazzamuto, ovviamente autorevole componente era anche il professore Carilli. Quindi io ero l'addetto alle pulizie, e quello era un clima straordinario, dove ovviamente si evocava ad esempio l'esperienza del piano Meidner. Probabilmente molti, con tutto il rispetto, non sanno forse neanche cosa fosse il piano Meidner. Comunque, la prima battuta è: ha ragione Maurizio Ricci stamattina quando ha fatto un'osservazione finale in base alla quale i momenti partecipativi in Italia intervengono quando l'Italia ha le spalle al muro e quando si tratta di distribuire sacrifici e non di ampliare gli spazi di partecipazione sindacale reale alle decisioni dell'impresa. Questo appartiene alla struttura e alla storia delle nostre relazioni industriali. Farò...